Ora basta. Non ce l'ho con voi, tranquilli. Se avete letto il titolo sapete con chi ce l'ho. Con i complottisti. E in particolar modo con i complottisti per gli episodi dei Simpson. Non so se voi sapete che i Simpson, secondo questi complottisti, provengono da una mente del futuro e quindi sanno già degli eventi che accadranno in questo lasso di tempo. E in certi casi è successo realmente, c'è l'esempio delle torri gemelle, ma ora stanno veramente esagerando. Quando negli episodi dei Simpson compaiono veramente queste cose, siamo a posto. Ma quando i complottisti creano delle immagini apposite o anche dei piccoli video per far credere che i Simpson abbiano predetto il futuro per cose molto peggiori, beh, qui non stiamo andando proprio bene. Ci sono due esempi molto brutti, infatti è stato fatto credere che i Simpson avrebbero predetto la morte di Kobe Bryant con l'elicottero. Tempo fa, quando il Notre Dame andò in fiamme, uscì un'immagine del signor Barnes con dietro uno sfondo con il Notre Dame in fiamme. Ecco, quella era stata photoshoppata, come appunto la morte di Kobe Bryant nei Simpson. Oggi c'è un nuovo complotto per i Simpson, quindi dopo la sigla vi spiegherò di cosa tratta e soprattutto cosa penso io di questo problema di predizioni del futuro nei Simpson. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like al video, se ancora non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, ho appena finito di fare una live con voi che mi seguite, direi di iniziare sigla! Ok ragazzi, qual è questa nuova previsione dei Simpson? Intanto, giorni fa si parlava della previsione del coronavirus. Infatti, in questo episodio, Homer ordina una cosa dall'Oriente, che poi era Giappone, il coronavirus non è iniziato lì, e arriva appunto questo pacco. E dentro il pacco, oltre ad esserci l'oggetto che Homer aveva ordinato, c'era un virus che era finito lì accidentalmente per colpa di un addetto all'imballaggio che aveva tossito lì dentro. Ecco, poi pian piano questo virus è andato colpendo ogni personaggio di Springfield. Tutti erano ammalati e, diciamo, zombie per questo virus. Sinceramente non mi ricordo questo episodio, anche perché non è che ho visto proprio tutti gli episodi dei Simpson. Però è stato certificato questa volta che questo episodio esiste e quindi non è stato creato dai complottisti. Però il complotto dietro c'è sempre. Un virus che proviene dall'Oriente. E fin qui ci siamo. Però, qualche giorno fa, è arrivata la brutta notizia che anche Tom Hanks si era ammalato di coronavirus, assieme alla moglie. E in questo momento si trovano in Australia in quarantena. Ecco, non ci crederete, ma nel film dei Simpson uscito nel 2007 c'era Tom Hanks che pubblicizzava un nuovo canyon che doveva sostituire la città di Springfield comunque. E in questa pubblicità c'era una famiglia felice e dietro Tom Hanks, simpsonizzato ovviamente, che diceva cosa sarebbe successo in quel posto. Però questa scenetta finisce con Tom Hanks che dice: se mi incontrate per strada statemi alla larga. This is Tom Hanks saying if you're going to pick a government to trust, why not this one? Beh, i complottisti hanno iniziato a dire: allora i Simpson avevano predetto che Tom Hanks avrebbe avuto il coronavirus e quindi doveva stare lontano dalle persone per non infettarle. No, ragazzi, ma che cosa stiamo dicendo? Sono due cose abbastanza differenti. Sappiamo che i Simpson sono famosi anche per le parodie sui personaggi famosi e, ovviamente, quel statemi lontano di Tom Hanks simpsonizzato era detto come un modo di sentirsi più famoso delle altre persone e quindi non voler socializzare con persone comuni. Non credo proprio abbia detto quella cosa perché era ammalato di coronavirus e quindi non voleva infettare altre persone. Credo che questo problema delle previsioni dei Simpson sia un po' esagerato. Ora vi dico un po' quello che ne penso, anche se già a inizio video ve ne ho un po' parlato. Secondo me quel che fa credere che i Simpson predicano il futuro è il problema che la gente si fa influenzare da molte persone. Va bene, in un episodio viene predetto che l'11 settembre 2001 due torri vicine prendessero fuoco. Quel giorno è successo questa cosa. Però vedere questa previsione in un giornale dove c'è un 9 e ci sono due torri che formano un 11 è un po' eccessivo. La gente viene influenzata da questi complottisti che continuano. Sembra un discorso un po' stupido da fare, ma veramente penso sia una cosa di cui avrei dovuto parlare già prima. Non credo per niente che i Simpson predicano il futuro. Sono solo cose accidentali, a cui però le persone credono. Beh, poi alla fine comunque un po' complottista lo sono anche io, ma solo nei film, per le teorie finali. Non parlo di eventi che succedono nella realtà o anche eventi catastrofici, come appunto la presenza del coronavirus o la morte di Kobe Bryant o anche le stesse torri gemelle.
Molti in questi giorni nei commenti e nei direct su Instagram mi hanno chiesto: Andri, perché non inizi a portare una top di tutte le previsioni fatte nei Simpson? E ragazzi, in questo video ho voluto riassumere tutto quello che pensavo a riguardo di queste previsioni. Quindi penso che la gente voglia credere che i Simpson predicano il futuro e per questo pensano che ogni minima cosa che viene fatta negli episodi si associerà poi in futuro ad una cosa che succederà realmente. E ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa pensate a riguardo di queste previsioni dei Simpson e se soprattutto vi ricordavate il cameo di Tom Hanks nel film del 2007. Io sinceramente no, ho letto la notizia qualche ora fa e quindi mi sono saliti un po' i nervi e ho voluto fare questo video velocemente. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione e al link di Pumpling per acquistare delle fantastiche t-shirt anche a tema Simpson. Oggi mi pare che la t-shirt del giorno è proprio a tema Simpson. Vi ricordo che fino a fine mese c'è l'offerta 3x30, quindi 3 t-shirt a soli 10 euro l'una e poi dalla quarta comunque 10 euro. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!